Amici appassionati di giallo e dintorni, bentornati a un'altra puntata di Giallo qui su RTVL. Ancora un ospite che viene naturalmente dalla Toscana, non sempre vengo dalla Toscana, ma in questo caso viene proprio da Firenze, al capoluogo. E lo presento subito, è Sergio Calamandrei, che fa una professione che direi non si può dire che è odiata, perché diciamo è necessaria, sicuramente è molto utile, però diciamo che non ci si accosta volentieri ad avere i suoi servizi, e quella è commercialista, diciamo, la professione. Ormai lo diciamo, ci leviamo Ma il lo dente. diciamo, ci leviamo il dente, ecco, insomma, in effetti quando chiamo uno dei miei clienti sono sempre lì a pensare, ora c'è qualcosa da pagare, quindi insomma, Ecco, ma la non è domanda. molto gratificante da questo punto di vista, Ecco, la ecco. domandaccia che ci sta subito prima poi di presentare anche gli altri ospiti, ma è più difficile compilare un 740 o scrivere un libro giallo? Di sicuro dà più soddisfazione scrivere un libro giallo, ecco, insomma, Bene, questo. questa era la risposta che volevamo. Bene, a questo punto poi presento gli altri ospiti di oggi, sempre Giuseppe Previti che commenterà appunto il libro che ha scritto il nostro ospite di oggi. Poi, Marco Morozzi della libreria Librolandia che ci darà qualche saggio consiglio sugli acquisti per quello che riguarda sempre la letteratura gialla e il noir e poi Paolo Nesi che leggerà cioè farà diciamo, una lettura di una parte del romanzo di Sergio Calamandrei che si intitola L'unico peccato e poi naturalmente questa lettura è divisa in due parti. Bene, subito Sergio Calamandrei, allora abbiamo già detto, lei è fiorentino, lavora a Firenze, svolge la professione di commercialista. Perché questa passione verso il giallo, che poi d'altra parte è la sua prima opera pubblicata, Sì, questa? ma mi è sempre interessato, ecco, il genere giallo e poi mi trovavo, avevo nel cassetto questo progetto da lungo termine di scrivere un libro, un romanzo che trattasse di questa ambientazione, questa storia che è tipicamente ambientata in Firenze. E quindi mi sono ritrovato poi a scrivere questo giallo anche in considerazione del fatto che il giallo come genere ha un grosso vantaggio, nel senso che è lo strumento tecnico poi ideale per far smuovere una situazione in cui si trovino coinvolti certi personaggi e il fatto di dover avere uno svolgimento in cui c'è da risolvere un mistero e di arrivare in fondo a trovare una soluzione è uno strumento tecnico molto importante nella elaborazione di un Ecco, ora testo. dei contenuti del libro parleremo con Giuseppe Previti. Una città che storicamente ha sempre avuto questi misteri e questi casi polizieschi veri e propri, alcuni dei quali non risolti o lasciati così ancora in via di soluzione. Ci sono anche, non a caso, molti autori che ambientano le loro opere a Firenze, ecco, perché si ispira particolarmente. Poi questa storia del mostro di Firenze ha potentemente rafforzato la fama di Firenze come città dei misteri. Ecco. Ecco, poi diciamo, nella sua professione non è mai successo di imbattersi in qualche cosa a tinte gialle, per così dire. Ora, chiaramente uno può pensare, dice, a livello clienti, però situazioni un po' paradossali o cose che a volte non ci si pensa neanche, però so che a volte, insomma, le dichiarazioni redditi uno potrebbe anche scoprire delle cose strane, per così dire, Allora, senza fare sì, la scelta no. professionale. No, chiaramente. Allora, rispetto ad altre professioni, secondo me quella di commercialista è un po' uno svantaggio quando poi si tratta di mettersi a scrivere dei libri. Mi spiego, chi fa l'avvocato penalista, chi fa il giudice ha un vantaggio competitivo, fra virgolette, importante quando va a scrivere un libro, perché può far valere nel libro stesso tutta una serie di esperienze proprie della sua professione. Anche nel nostro campo ci sono tanti punti in cui si intrecciano delle storie che possono dare origine a gialli o a momenti torbidi, basti pensare soprattutto al campo fallimentare dove ci sono spesso delle situazioni che sono poi oggetto anche di indagine da parte della magistratura. Però
Però il problema per il commercialista è che si tratta sempre di cose un po' troppo complicate da andare a spiegare, quindi sono difficili da capire anche per gli addetti ai lavori, se vengono messe in un libro rendono malissimo, quindi è molto meglio per questo fare l'avvocato, fare il giudice che il commercialista. Comunque abbiamo capito che sicuramente, d'altra parte, è ovvio che anche la professione del commercialista, dovendo trattare di soldi, diciamo anche di situazioni economiche a volte delicate, possa avere degli incontri, diciamo, indesiderati anche sotto profilo, come dire, criminale o perlomeno truffaldino, per così dire, anche questi fallimenti a cui facciamo riferimento. Bene, ecco, lei ha detto un po' quelli sono i suoi ispiratori come giallisti, anche, diciamo, lei ha citato Scerbanenko, che ormai è riconosciuto, si può dire, il maestro del giallo all'italiana, perlomeno quello che ha avuto la spinta innovativa proprio nella Milano degli anni 70, per descrivere un mondo, diciamo, che tutti conoscevano, però che in quella crudezza nessuno aveva mai avuto il coraggio di descrivere. E poi normalmente sono stati tutti gli epigoni, tutti coloro che sono usciti dopo, per proseguire, diciamo, anche questa felice tradizione del giallo italiano, che a Firenze, diciamo, sta avendo anche, a parte lei, ma parecchi scrittori. Certo, sì, sì. Ultimamente il giallo è in un momento di grosso spolvero e soprattutto anche, come ho già detto prima, anche in Toscana soprattutto ci sono molti autori che si occupano. Lei riconosce, per esempio, io cito Leonardo Gori, sì, Marco Vicchi, insomma. Ho avuto modo, insomma, di incontrarne qualcuno, insomma. Ecco, lei predilige, ci sono diversi filoni del giallo, c'è chi predilige il giallo storico, chi il giallo, diciamo, un po' il noir, chi diciamo anche la detection pura, cioè con il personaggio centrale che è un investigatore, che è un po' il Deus Ex Machina, cioè che indovina poi la soluzione dopo aver disseminato un pochino gli indizi in tutto il libro. Lei a quale filone sentirebbe di appartenere? Ma a me piacciono i gialli in cui oltre alla semplice trama gialla c'è anche uno spaccato della vita delle persone, magari la descrizione di alcuni ambienti conosciuti o meno conosciuti. Ecco. Un giallo psicologico, quindi, sì, che scava nella mente delle persone. Ecco, sì. Ecco, bene, allora a questo punto, prima poi di lasciare la parola a Giuseppe Previti, Giuseppe Previti per la disamina sul suo lavoro. Allora, Sergio Calamandrei, scrittore di gialli fiorentino, che fa il commercialista, l'abbiamo già detto varie volte, ha tutta la mia comprensione per il mio passato. Anch'io ero dottore commercialista, ho lavorato in banca, mio figlio fa il commercialista, per cui anche io ho la passione per i gialli, evidentemente anche i commercialisti devono avere qualcosa a che fare con i libri gialli. Ma a parte questo, Calamandrei esordisce in maniera molto interessante, perché il suo è un libro abbastanza corposo, che sono oltre 220 pagine, è ricco di tantissimi personaggi. Prima, già dalla bella lettura di Paolo, abbiamo conosciuto l'investigatore, perché noi abbiamo di fronte, ci troviamo di fronte ad un giallo che però poi presenta molte sfaccettature, perché abbiamo tanti personaggi, io non vorrei dire troppi, che poi ogni personaggio ha un po' una sua storia, anche se poi vorrò fare una domanda, perché mi ha detto qualcosa prima della puntata su quello che sarà poi la sua prossima fatica, riprendendo appunto alcuni di questi personaggi. Intanto, se si può inquadrare la copertina, si vede che il sottotitolo dell'Unico Peccato è Amore e morte alla Biblioteca Nazionale di Firenze, cioè praticamente questa vicenda ruota intorno un po' a quello che è un mostro sacro della cultura, a questo punto direi nazionale o anche di più, cioè la Biblioteca Nazionale, dove noi sappiamo sono usciti tutti i libri che escono nel nostro paese, libri, giornali, articoli, eccetera, eccetera. Quindi è già un elemento molto importante della vita fiorentina. E attorno a questo poi si dipanano tutta una serie di personaggi, e personaggi che alcuni hanno proprio a che fare, diciamo, con questa vicenda gialla, vedi l'investigatore, vedi il quale è un ex poliziotto e quindi quelli che sono i suoi rapporti attorno alla polizia, c'è smercio di cocaina, quindi conosceremo un pusher, se vogliamo, una persona, parola molto moderna, e
abbiamo una storia di furti di libri antichi, di libri rari, e questa era un po' la parte gialla. Però tutti questi personaggi poi che si ritrovano in uno strano club, un club di scrittori, diciamo potenziali scrittori guidati da un professore universitario, e poi ognuno ha la sua storia, quindi avremo delle storie di amore più o meno compiute, alcune proprio di passioni travolgenti. Quindi è tutto un diciamo, questa vicenda è un po' un andare e venire, è una specie come un grand hotel dove abbiamo tante coppie, eccetera. Ecco, come è venuta questa idea di tutte queste persone e come le ha assemblate poi alla fine? Praticamente questi personaggi sono accomunati da, come ha detto, da un fatto, cioè di far parte del cosiddetto club degli aspiranti scrittori. Sono persone quindi che hanno una certa sensibilità, aspirazione a scrivere, amano i libri, e infatti in questo libro si parla molto dei libri, sia di quelli antichi sia di quelli moderni, ecco. E quindi sono legati sostanzialmente fra di loro da questa comunanza di appartenenza a questo club. Poi naturalmente le varie storie si intersecano nel proseguimento della trama, ecco. Ecco, vorrei sapere se Calamandrei ha frequentato delle scuole di scrittura, perché siccome tutto sommato in questo club degli aspiranti scrittori proprio l'esercizio che si fa poi non è tanto arrivare a pubblicare un libro, ma quanto proprio è il piacere di scrivere, da dove ti è venuto? C'è un'esperienza diretta anche o no? No, non ho frequentato scuole di scrittura, anche se insomma ho letto molti libri sulla tecnica appunto della scrittura creativa, perché ho cercato quando io faccio una cosa cerco sempre di essere il più documentato possibile per realizzarla subito nel migliore dei modi, e quindi insomma mi sono un po' informato su questo. Il libro ha un inizio direi quasi travolgente, perché ti invita poi ad andare avanti, anche se poi la vicenda iniziale sì, prende, c'è due morti, questo si può arrivare, in un libro non dobbiamo dire la fine, all'inizio possiamo anche dirlo, perché il morto non si sa se è suicida o è un morto ammazzato, poi su questo può verterà l'indagine, compie anche un'ulteriore buona o cattiva azione a secondo dei punti di vista, c'è un poveretto che passa per la strada, questo è un caso abbastanza raro, neanche degli scrittori più incalliti come età, come esperienze del nostro Calamandrei, forse a me pare sia un caso abbastanza insolito, morto cadendo dalla finestra ammazza questa persona. Ecco, da dove ti è venuta questa idea abbastanza, non macabra, effettivamente incuriosisce poi, anche se poi tutto sommato poi il libro prosegue su tutta un'altra... Allora, questa diciamo è un'idea che mi pareva un bel inizio, nel senso l'inizio c'è questo vecchio che percorre le vie di Firenze facendo una serie di riflessioni sulla città, sulla serenità, sulla cosa, e poi queste vengono brutalmente interrotte da questa cosa. Sembra una cosa assurda, però poi la realtà copia la verità, perché io pochi mesi fa, quando il libro era già uscito, ho letto un articolo dalle parti di in Liguria, uno si è suicidato gettandosi dal quinto piano, che è lo stesso piano da dove si butta fra l'altro nel libro questa persona, ed è caduto su un altro che passava, l'ha mandato in ospedale e non so poi come è andata a finire, spero che si sia rimesso. Ecco, ne sapremo però... mai se il suicida aveva letto L'unico peccato, gli fosse venuto qualche brutta ispirazione. Sì. Te nel libro segui una parte, diciamo, diventa... Dunque, dal Carboni, dove l'investigatore conosce lo studente di scienze politiche. È primavera, fioriscono i lavavetri. Pensai, scuotendo con vigore la testa per evitare che uno zingaro o qualcosa del genere mi pulisse il parabrezza. Ero quasi arrivato. Evitai con facilità un altro lavavetri al semaforo successivo, ma venni bloccato senza pietà per una decina di minuti da un camion della nettezza urbana, impegnato a svuotare cassonetti in una via troppo stretta.
mentre dietro di me la fila delle auto si allungava a dismisura, cercai di calmare la mia impazienza riflettendo sul fatto che ero pagato a ore e che quindi questa coda la stavo facendo a spese del mio cliente, il signor Berti. Purtroppo non sono capace di accettare le cose con filosofia e quindi iniziai a strombazzare col clacson. Subito altri automobilisti si unirono al coro, alcuni tanto per ingannare il tempo, altri perché davvero imbestialiti. Il concerto durò qualche decina di secondi, quindi parve placarsi. A quel punto un tizio si sporse dal finestrino e urlò: «La spazzatura, raccoglietela di notte, invece che di pomeriggio, disgraziati!» Invece di applaudire, in segno di solidarietà e approvazione, riprendemmo a clacsonare per un altro minutino buono. Altri urlavano frasi poco urbane nei confronti degli spazzini. Gli operatori ecologici, divenuti dopo anni di onorato servizio ormai insensibili a qualsiasi forma di protesta, o forse avevano dei tappi nelle orecchie, proseguirono con calma il loro lavoro. Infine la strada si allargò e il camion della nettezza accostò a destra, permettendo alle macchine di defluire. Dopo un altro po' di fila, a passo d'uomo, fui miracolato e trovai un parcheggio sulle strisce pedonali. Imprecando tra me e me, giunsi sotto casa di Marco Carboni, il compagno di club di Simone Berti. Come sempre, non avevo preannunciato la mia visita. Suonai il campanello e sperai. Il citofono si animò e una voce maschile mi chiese chi fossi. Borbottai qualcosa di indistinto e, come sempre, mi aprirono. I citofoni non funzionano mai bene e, nel dubbio, ti spalancano il portone. Questa volta l'ascensore c'era. Volai senza fatica fino al quarto piano. Lì mi aspettava un ragazzo tappeto e bene in carne. Aveva lo sguardo vivace e i capelli ricci. Attorno alla bocca erano sparse tracce di Nutella. Beh, in effetti erano le 5, l'ora della merenda. «Lei è Marco Carboni?» chiesi appena posto piede sul pianerottolo. Lui mi guardò per un attimo studiandomi, poi rispose: «Sono io». Avanzai deciso verso di lui. «Buongiorno, sono Domenico Arturi, avrei bisogno di parlarle». Giunsi fino alla porta. Lui non si scostò, impedendomi di entrare. Agitò un dito e disse: «Mi dispiace, ma non compro niente». «Io ho una lunga esperienza e ne ho passate di tutti i colori facendo questo mestiere. Sono quindi pronto ad affrontare con rassegnazione qualsiasi inconveniente e ogni piccola umiliazione connessa al mio lavoro. L'unica cosa che non sopporto e che mi fa inferocire è quella di essere scambiato per un venditore». Per cui il mio sorriso si spense all'istante e il mio sguardo si fece tagliente. Risposi brusco: «Non sono qui per venderle niente, signor Carboni». E prima che lui potesse dire «ho già dato», continuai: «Né sono venuto a raccogliere offerte per i poveri del quartiere, per ricerche mediche, per associazioni benefiche, per profughi o per cani». Feci una piccola pausa a effetto. Lui mi guardò perplesso, chiedendosi se per caso non fossi un testimone di Geova o un seguace di Dianetics. Decisi di dissipare i suoi dubbi. «Sono un amico del padre di Simone Berti e ho bisogno di parlarle riguardo a quel povero ragazzo». «Ah, lei è quindi un investigatore privato, signor Arturi? Ho sempre desiderato di conoscere un detective», rispose il ragazzo con un sorriso di sollievo, contento di essersi evitato uno di quei sopracitati incontri. Si scostò dalla porta, invitandomi a entrare. «Io preferisco essere riconosciuto come investigatore privato piuttosto di essere scambiato per un venditore». Quindi tornai di buon umore, anche se iniziò a sfiorarmi il dubbio di essere un po' troppo facilmente identificabile come detective. Forse sarà colpa dell'impermeabile, o del cappello, o del modo in cui tengo la sigaretta tra le labbra. Beh, questo incipit, tra l'altro, io conosco un Simone Berti qui a Pistoia. Ora... Tutto, visto questo libro, ecco, io vi invito anche a leggere, che è interessante anche sotto questo punto di vista, cioè non, ma ci sono molti che un po' rifiutano in partenza di leggere un giallo perché dicono sì, ma insomma a me dei delitti, qui c'è un po', si accontenta un po' tutti poi se vogliamo,
Ecco, è voluto questo? È un'esigenza che hai sentito? Sì. Diciamo, a me piace frequentare più generi, quindi oltre a questo romanzo che ho pubblicato, ho scritto anche racconti sia d'amore, e poi addirittura di horror, che di, insomma, tutto comici, insomma, mi piace unire vari toni. Infatti in questo libro è caratterizzato anche dall'avere molti toni diversi, sono parti più divertenti, parti più appassionate, ecco, insomma. E quindi mi piace un po' mostrare questi vari aspetti. Ultima domanda prima di dare, la parola ai nostri amici. Qual è di tutti questi personaggi, che sono circa una decina o 11 mi pare grosso modo, qual è quello che te hai sentito di più o al quale ti senti più portato o più vicino? Ma è un personaggio che mi piace molto, sembra strano, in cui uno si possa identificare, ma è la ricercatrice universitaria, che pure è una donna, che è una ragazza che fa esame all'università, cosa che mi è capitato di fare anche a me, quindi c'è anche una descrizione di come il professore vede l'esame, insomma, dal suo punto di vista, ma è una che è rimasta, ha avuto una storia con un professore che insegnava sul linguaggio del corpo. Lei gli è rimasta questa ossessione del linguaggio del corpo, vede tutte, decifra tutti gli incontri con le altre persone, osservandone i movimenti, eccetera, e soprattutto gli è venuto anche di osservare in continuazione se stessa, e quindi sta andando un po' fuori di testa anche per questa continua auto-osservazione. Ecco, quindi... Una curiosità, come chiede, ma un commercialista, studiando il suo lavoro, le scadenze che avete così frequenti, ma quando è che ha il tempo di scrivere, il momento in cui può più scrivere, proprio dedicarsi con più tempo alla sua passione per la scrittura, se c'è, perché poi sono dei mesi in cui io lo vedo più spesso come commercialista e mia moglie, quindi può succedere. Effettivamente quello del tempo è il problema principale, anche perché con diciamo un lavoro abbastanza impegnativo che porta poi a stare molto al computer anche durante il giorno, è difficile anche venire la sera e mettersi a scrivere. Io ho scritto più che altro nel fine settimana e d'estate. D'estate, fra l'altro, è una cosa fa un po' rabbia, perché quando mi sono messo lì avendo i giorni interi per scrivere, quando uno acquisisce un certo ritmo di scrittura viene fuori che riesce a produrre abbastanza. Quindi, in definitiva, ho fatto i conti che andando ai ritmi estivi, in una sessantina di giorni uno lo scriveva anche tutta la prima stesura di questo romanzo, invece mi sono voluti anni. Ecco. Quindi è soprattutto nel fine settimana che io scrivo, aggiorno anche il sito internet che gestisco, in cui sono riportati un po' anche tutti i dati relativi a questo unico peccato, a vari altri racconti. Il sito, ecco, è www.calamandrei.it, che si ricorda facilmente avendo, quando a suo tempo acquisito il nome Calamandrei, quando furono resi pubblici la possibilità di acquistare anche ai privati i nomi. Un'altra curiosità, cioè, per quello che riguarda un po' gli omicidi o i fatti criminosi, secondo per te, a te. Aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie a una cena a casa di amici. Questi l'avevano invitata per cercare di accoppiarla con un altro loro conoscente, che la trovò subito odiosa. Lei aveva iniziato a fare pratica in uno studio legale e in effetti, non si sa per quale motivo, a quel tempo si dava parecchie arie. Era una ragazza mediamente carina, potabile, aveva commentato lui con gli amici. E a quell'epoca portava una treccia di capelli castani lunghissima. Adesso invece aveva un taglio corto molto meno dolce. A quella cena Clara chiese se qualcuno era interessato ad andare a vedere con lei un film di un regista polacco che durava 3 ore e faceva parte di una quadrologia di complessive 13 ore e mezza, alla realizzazione della quale detto cineasta aveva dedicato gli ultimi 20 anni della propria vita. Anni sprecati, almeno a giudicare dalle reazioni degli altri commensali, che andarono dai cortesi dinieghi alle energiche toccate di palle.
L'unico che si mostrò disponibile fu il Gasperi. Sabato dopo si recarono al cinema e ne uscirono confessandosi entrambi, dopo qualche resistenza, che avrebbero preferito spararsi in bocca piuttosto che vedere un qualsiasi altro pezzo della quadrilogia. Andarono poi in un fast food e rimasero a mangiare hamburger e bere Coca-Cola fino alle 3 di notte. Decisero di rivedersi e così ebbe inizio un lungo corteggiamento che Giulio tirò avanti per 5 mesi, senza decidere di provarci. Da parte sua, Clara sarebbe già stata disponibile sin da subito e stava iniziando ormai a disperare. Aveva provato in tutti i modi a farglielo capire e si era infine rassegnata a dover fare lei la prima mossa. Era indecisa soltanto se parlargli, cosa che trovava francamente imbarazzante e un po' fredda, oppure se saltargli addosso, che però, a parer suo, faceva un po' troppo mignotta. Alla fine, mentre passeggiavano una sera sul belvedere di Piazzale Michelangelo, Gasperi mise il piede in una buca e le andò a sbattere contro senza volerlo. Lei fece finta di equivocare e gli sussurrò mettendole le mani al collo: «Oh, Giulio, era tanto che aspettavo questo momento!» Dopodiché lo baciò. Si sposarono dopo 3 anni di fidanzamento. Molto carino questo specchietto. Giuseppe, volevi dire una cosa? Sì, no, volevo chiedere a Sergio, ecco, quali sono i suoi progetti futuri e in particolare di questo libro ti hai detto che hai intenzione di riprendere dei personaggi, può anticipare qualche cosa o ancora è tutto in gestazione? Sì, mia intenzione appunto è fare un seguito in cui riappaia non solo proprio l'investigatore ma anche alcuni dei vari personaggi che sono stati citati, anche per dare un po' una risposta a quanti poi mi vengono a chiedere: ma poi questa storia come è andata a finire, come si è evoluta, eccetera. Infatti effettivamente non sono poche le pagine del libro, insomma, sono tutto sommato 100.000 parole, quindi insomma è un numero abbastanza normale di parole, però ecco, le osservazioni che mi sono state fatte, dice, non il difetto non è l'eccessiva lunghezza, ma mancherebbe ancora un centinaio di pagine per andare a spiegare tanti altri aspetti, quindi io vorrei andare avanti. Si vede un uomo di numeri, eh? No, poi suggerisco anche un'inchiesta, mi sta uccidendo il fisco italiano, perché dovrebbe essere interessante. Oppure chi il fisco italiano sta uccidendo, ecco, c'è l'assassino che si trasforma in vittima e viceversa. Bene, ringraziamo Sergio Calamandrei per averci fatto visita oggi, gli auguriamo successo naturalmente anche per il prossimo romanzo e a tutti voi vi ringraziamo per l'ascolto, ringraziando naturalmente anche come al solito Paolo Nesi per la sua lettura come al solito veramente coinvolgente, poi Marco Morozzi e Giuseppe Previti. Grazie per l'ascolto e buonasera.